le riforme saranno rivolte a valorizzare la centralità dei cittadini, dove il decreto legislativo 150 ha inteso implementare il concetto di amministrazione al servizio dei cittadini, che già aveva orientato il legislatore delle riforme sin dagli anni 90, mentre la legge anticorruzione, nella consapevolezza della centralità dei cittadini quali destinatari beneficiari dell'azione amministrativa, attraverso la predisposizione e l'attuazione della strategia di prevenzione a livello nazionale e decentrato, ha inteso stabilire in continuità progressione con il decreto 150 un clima di fiducia tra amministrazione e cittadini. E quindi, oltre che la centralità dei cittadini, anche la trasparenza, dove il decreto del 150 ha definito la PA come casa di vetro in collegamento sia con i principi più spiccatamente efficientistici, sicché si è perseguita la maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, sia per l'avvicinamento del cittadino all'amministrazione, tanto per la conoscenza dei servizi erogati, quanto per attuare un controllo diffuso sull'operato delle pubbliche amministrazioni, controllo che è in grado favorevolmente di operare quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo e di promozione dell'agire etico dell'amministrazione. Poi viene data rilevanza alla centralità del merito, declinato sotto il profilo efficientistico e sotto il profilo etico da parte, sia sotto il profilo efficientistico da parte della legge 150 e sotto il profilo etico da parte della legge 190. Come detto, proprio il rafforzamento della trasparenza nell'ottica della ricostruzione di un rapporto di fiducia virtuoso tra cittadini ed amministrazione è uno dei fili principali sottesi all'emanazione della legge 190 ed è l'elemento di progressione che si delinea nel rapporto tra il decreto legislativo 150, la legge 190 e il collegato numero 83 del 2013 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il testo della legge 190 in più articoli fa riferimento alla valutazione delle performance individuali. Ciò emerge innanzitutto in relazione alle disposizioni che richiamano la responsabilità del dirigente che opera in qualità di responsabile della prevenzione. La stessa Corte Costituzionale ha affermato che il sistema di valutazione oggettivo, trasparente e partecipato del personale con incarico dirigenziale è elemento di garanzia per la dirigenza pubblica e anche per la stessa amministrazione. In coordinamento con il decreto legislativo numero 150 e col sistema indirizzo, gestione, controllo, premialità, sanzione, delineato dal decreto legislativo 165, si può dunque guardare positivamente anche al momento premiante nella legge anticorruzione, relativamente all'operato del dirigente responsabile della prevenzione e dell'anticorruzione, in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo e di tutta la dirigenza pubblica chiamata a collaborare nella predisposizione della strategia di prevenzione, nonché del personale anch'esso destinatario dell'attuazione della strategia della trasparenza dell'anticorruzione. Sicché se il sistema di valutazione delle performance presiede sia al momento premiale sia al momento sanzionatorio, ove ne ricorrono le condizioni, tale valutazione dovrà essere integrata con gli elementi di promozione dell'agire etico e prevenzione del fenomeno corruttivo della legge 190. Ed è questo dunque l'ulteriore momento di progressione nel rapporto tra la legge 150 e la legge 190. Diviene assolutamente necessario quindi creare un collegamento tra gli strumenti del ciclo della performance e il piano della trasparenza dell'anticorruzione. In questa direzione e in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale si è mosso il Piano Nazionale Anticorruzione, che nell'allegato 1 delinea nella corretta prospettiva anche di premialità il tema di coordinamento del piano della trasparenza, prevenzione e corruzione e degli strumenti del ciclo della performance. Relativamente alla dirigenza pubblica diventa imprescindibile una chiara predisposizione nel piano della trasparenza e prevenzione della corruzione dei cosiddetti obiettivi anticorruzione e un'adeguata trasposizione degli stessi nel piano della performance, al fine di procedere al corretto coordinamento tra gli strumenti di valutazione del ciclo delle performance e il piano triennale di prevenzione della corruzione, relativamente alla individuazione ed attribuzione gli obiettivi di prevenzione del fenomeno corruttivo nelle singole amministrazioni, alla dirigenza e al personale. In tal senso si è mossa anche l'ERAP Marche, che ha provveduto alla trasposizione di alcuni obiettivi anticorruzione nel piano della performance 2016-2018,
che incitano in particolare degli obiettivi di secondo livello numerati dal 51 al 54, che di cui ho dato prima lettura. In conclusione occorre soffermare l'attenzione su alcuni elementi di criticità sul piano normativo e sul piano applicativo che sembrano ancora connotare la valutazione delle performance e che sono idonei a ripercuotersi anche sul rapporto premialità-sanzione collegato alla legge anticorruzione. Certamente, dato il nostro punto di osservazione, ossia il rapporto che intercorre tra il decreto legislativo 150 e la legge 190, gli elementi di criticità in fase applicativa e i ripensamenti sul piano normativo che sembrano in larga parte ancora connotare la valutazione delle performance si ripercuotono anche con riferimento a tutto ciò che attiene all'innesto della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nell'ambito del ciclo delle performance. In prospettiva è auspicabile dunque che sul piano applicativo si guardi positivamente alle best practices, le migliori pratiche presenti nel sistema. In particolare, il sistema amministrativo fa positivamente emergere moltissimi enti in cui il sistema di valutazione e controllo è stato implementato ed è in larga parte funzionante. Questi risultati positivi sono certamente suscettibili di ulteriori miglioramenti e si deve continuare ad implementarli. È dunque utile continuare a procedere nello sviluppo del ciclo delle performance perché dall'attuazione combinata del decreto legislativo 150-2009 e della legge anticorruzione 190 del 2012 emerga un sistema che operi sia nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità, sia in funzione preventiva del fenomeno corruttivo. Si valorizzeranno così i dirigenti e i dipendenti che, oltre ai principi di stampo efficientistico, in linea con il dettato costituzionale, operino anche in maniera etica. Sul piano normativo è opportuno che si intervenga per bilanciare adeguatamente la logica degli incentivi con quella sanzionatoria, sia con riferimento al decreto legislativo 150, ripulendo il testo dalle disposizioni che sono intervenute in senso contrario alla valorizzazione del merito, sia con riferimento alla legge 190, dove potrebbe emergere con più vigore il collegamento anche in chiave meritocratica dell'agire etico, a partire dal responsabile prevenzione e corruzione e dai dirigenti che operano nelle aree di rischio, per coinvolgere poi tutti i dipendenti dell'amministrazione. Per favorire la proliferazione delle disposizioni normative di valutazione delle performance e di anticorruzione, infatti, è certamente giusto prevedere le adeguate responsabilità ed eventuali sanzioni, ma occorre anche prevedere un'adeguata valorizzazione del momento premiante economico e di progressione di carriera per un'amministrazione che veramente favorisca l'agire efficiente ed etico per un benessere organizzativo interno ed a vantaggio del benessere esterno e dunque in definitiva della soddisfazione di tutti i cittadini. Ho concluso. Grazie.